Uè ragazzi e bentornati! Oggi voglio mostrarvi una build per evacuare rifugio effettuata senza fare combattimento, quindi AFK, con un ninja, ma soprattutto con solamente due trappole e pochissime strutture da potenziare. Ve lo prometto! Allora, partiamo subito. Dobbiamo innanzitutto creare delle scale, ragazzi. Quindi in questo caso faccio queste piattaforme. Facciamo queste scale che arrivano direttamente al centro del rifugio, eh. Quindi sono, diciamo, scale ad altezza 3. Qua abbiamo il mare, quindi copro un po' tutto. Poi magari durante l'ondata capirete perché sto coprendo. Facciamo la stessa cosa, quindi altre 3 scale. E come vedete qua siamo al centro del rifugio, ok? Facciamo una piccola gabbietta e facciamo le altre scale rimanenti su tutti i lati. Fine ragazzi, ora non ci resta che prendere qualche piccolo accorgimento per far sì che gli zombie salgano su queste scale. Poi questo dipende anche da mappa a mappa. Ok, utilizzo una luce a muro con doppia ricarica e poi ci vado a inserire l'altra. Adesso vi faccio vedere bene quando parte l'ondata, chiaramente. Comunque potenziamo il tutto, e quando dico potenziamo il tutto intendo solo la gabbietta, quei quattro muri e il pavimento che abbiamo inserito sopra il rifugio, ok? Allora, nel caso del ninja, anche le scale che si appoggiano, diciamo, a quella gabbia dovete potenziare, perché sennò qualche abietto prenderà di mira appunto quelle ultime scale, appena si troverà su quelle scale. Se invece potenziamo anche le scale, evitiamo questo fattore. Possiamo lasciare le scale all'1 completamente, sì, nel momento in cui andiamo a affrontare questa missione con un costruttore. Quindi mi raccomando, se siete con un costruttore potete risparmiare altri materiali aggiuntivi. E facendo un rapido calcolo, quanto abbiamo speso? Allora, consideriamo che sono 5 strutture potenziate al 3 più 4 scale potenziate al 3, vale a dire 9 strutture di mattone in questo caso, quindi 60, che è il materiale utilizzato per potenziare ogni singola cosa al 3. 60 per 9 fa 350, quindi riusciamo a utilizzare solo 350, anzi 390 contando anche le 4 scale su cui si appoggia il rifugio. Facciamo un 400-450 di mattone a evacuo il rifugio e soprattutto solamente 2 trappole. Ma adesso andiamo subito all'inizio della missione, che vediamo il suo funzionamento. Allora, ecco qua che sta per partire. Mi posiziono all'interno del box, già con la trappola equipaggiata. In questo caso voglio utilizzare la stessa identica trappola che ho di fronte, quindi non vado a utilizzare il doppio progetto con, diciamo, una luce a muro con una perk di ricarica e una con due perk di ricarica. Però ovviamente potete anche valutare questa opzione per creare la struttura, creare il box e poi andarvene in giro per farmare, no? Posizionate già le due trappole, diciamo, con la ricarica non sincronizzata, attenzione. E poi, specialmente se siete con un costruttore, andate proprio tranquilli. Il box qui, diciamo che se le trappole le sincronizzate bene, non ve lo attaccano proprio. Se usate un costruttore, utilizzate due trappole di ricarica differente, andate comunque molto tranquilli in quanto non ve lo spaccheranno mai. Non so per quale ragionamento gli abbietti non vedano bene i muri intorno al rifugio, decidano di attaccare piuttosto il pavimento qua, piuttosto che andare diretti addosso al rifugio. Non c'è bisogno di fare un controllo particolare, non c'è bisogno di fare modifiche particolari, però allo stesso tempo è personalizzabile, nel senso che potete decidere di mettere magari nel pavimento una trappola congelante, piuttosto che magari un muro sonoro al posto di una luce a muro. E poi comunque, visto che gli abietti prendono di mira al pavimento, diciamo che magari mettendoci la congelante con la salute dell'edificio e magari sotto quello stesso pavimento, sappiate che è possibile metterci una trappola da soffitto, quindi se proprio non volete rischiare potete anche metterci magari una gas che guarisce la struttura. Però non è necessario, non è necessario col ninja, e figuratevi se è necessario con il costruttore. Quindi dovete solamente decidere voi come proseguire. Thank you.
A questo punto, ragazzi, la missione stava scorrendo veramente senza problemi, quando a un certo punto ho preso danno al rifugio apparentemente dall'occhio bello che mi perseguitava qui sotto. Allora, capita che ogni tanto comunque qualche abietto, diciamo, nel momento dello start li prenda al matto e attacchi comunque il rifugio. Quindi anche questo metodo, diciamo, che funziona, però è ancora un po' in fase di sperimentazione. È chiaro che comunque così si risparmia di brutto rispetto alla build con gli sbalzatori e tutto il rifugio potenziato, anche perché sono, diciamo, solamente 4 strutture da potenziare, anzi 5 strutture da potenziare con un costruttore. Con il ninja invece è necessario potenziare anche le scale che si avvicinano alla struttura. Però per farvi capire adesso vi faccio vedere subito un piccolo esempio. Ecco, in questa clip possiamo osservare veramente bene il comportamento degli abietti. In questo caso qualche abietto è stato anche attirato, diciamo, dalla mia piattaforma, facendo un po' anche da esca, ecco, quindi è meglio se state un pochino più vicini al rifugio, giusto per farli entrare tutti quanti dentro. Però, come potete osservare, gli zombie, molto educatamente, perché salgono veramente come fossero dei passeggeri, entrano nel loro box e semplicemente resteranno lì fino alla fine della missione. Ogni tanto capiterà che prenderete danno all'inizio dell'ondata sul rifugio, insomma, buttateci sempre un occhio, però in linea di massima, diciamo, se non fate troppi movimenti bruschi, se mantenete la vostra posizione, scegliete una posizione adeguata, andrà tutto bene e filerà tutto liscio. Beh ragazzi, io spero che il funzionamento sia stato chiaro per tutti quanti. Se non fosse così, siete liberi di lasciarmi un commento qui sotto e farmi qualsiasi domanda avete in mente. Cercherò come al solito di rispondere a tutti quanti. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna futura novità. E per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! I wish to stop.